Ciao ragazzi, rieccoci sulla nostra serie sulle job quest delle varie classi. Oggi faremo tutte le missioni da livello 50 a livello 60 del Red Mage. È un job di Stormblood, però si parte da livello 50, quindi affronteremo queste missioni di livello, diciamo, comparabile a quello che dovrebbe essere l'espansione Evensward. Quindi parliamo con Xrun, lo troviamo a Central Tanalan, alla locanda. Ecco qua, Crimson Duelist. Allora, mi sono già un po' tradotto tutta questa linea narrativa. In pratica Xrun vorrebbe insegnarci le origini e le potenzialità della magia rossa, quindi questo mischio tra magia bianca e magia nera, però piuttosto che farci una spiegazione teorica, preferisce andare sul pratico. Cosa può essere meglio per allenarci e imparare i segreti della magia rossa se non metterli in pratica, magari proprio cercando quei manigoldi che rapirono quella ragazza nella primissima missione del Red Mage? Noi abbiamo già fatto una missione del Red Mage di livello 50 che ha sbloccato di fatto il job. Poi io l'ho livellato fino a livello 60 e a questo punto voglio fare tutta la linea narrativa delle missioni. Quindi dalla 50, perché ce n'è ancora una di livello 50 che è quella che stiamo facendo, fino a quella di livello 60. Siamo arrivati alla chiesa di Saint Adama Landama, che è a Drybon. Parliamo con Xrun, perché avevamo trovato dei segni particolari sui criminali che avevamo incontrato nella scorsa missione. Abbiamo a che fare con dei tatuaggi. E chiediamo a padre Iliud, che è esperto in queste cose, se può riconoscere in qualche maniera questi segni. Parliamo con Xrun subito dopo il dialogo con padre Iliud per entrare in un'instance scappata a livello 52. Xrun ci racconta delle origini dei Crimson Duelist, di cui lui è rimasto l'unico. In effetti sono stati traditi a suo tempo quando combatterono contro l'impero, sono stati traditi da una frangia di loro apparentemente alleati che poi si sono rigirati a favore dell'impero grazie appunto alla moneta sonante imperiale che entrava nelle loro tasche. Incontriamo immediatamente uno di questi avversari che abbiamo già affrontato nella scorsa missione. Ci prepariamo allo scontro. Sembrerebbe un mago, qualcosa di più simile a uno stregone piuttosto che a un combattente, però è accompagnato da due feroci segugi che non penso che ci renderanno le cose facilissime. Allora, come potete immaginare, io non ho nessuna pratica dell'utilizzo del mago rosso, quindi io cercherò di fare meglio che posso, forte del mio livello e del mio equipaggiamento. Abbiamo sconfitto il mago si è rialzato e ha evocato altri due cani. Li affrontiamo velocemente, aiutati anche dal nostro amico Xrun, che si getta sul mago. Adesso è rimasto solo lui, continuano ad arrivare nemici, una serie enorme di avversari, però riusciamo ad avere la meglio su tutti, mi sembra che non ci sia proprio nessun rischio. L'ultimo a cadere io penso che debba essere l'Empty Magus, che dovrebbe essere il più potente del gruppo. Lo stiamo affrontando in due, dovrebbe cadere a istanti. Ok, è andato. Questi avversari sembrerebbero tutti puppet senza volontà, controllati da una mente al di sopra. Quindi la cosa è ancora più sospetta. Mi sto muovendo in quest'instance alla ricerca di altri avversari. Sembra che questi magus si sacrifichino
senza prestare nessun tipo di attenzione allo spirito di sopravvivenza che dovrebbero avere, e quindi si gettano nel combattimento praticamente ciecamente. Eliminiamo quindi queste due creature immonde, affrontiamo nuovamente il Magus di turno. E anche lui se n'è andato. Xrun prosegue. E arriviamo a uno scontro, sembrerebbe sempre più difficile, ovvero contro sì, una di queste melme occhiute e anche un Ahriman. Perfetto. Passiamo al Magus. Ok, anche lui è andato, ma la missione continua. Ci muoviamo ancora nel cimitero. E troviamo un Magus accompagnato da due Ahriman. Ci rimane soltanto più il Magus. Lo stiamo per abbattere. Infatti è andato. Proseguiamo lo scontro. Ci muoviamo ancora all'interno del cimitero e incontriamo l'Arcimagus. Vediamo di affrontarlo, vediamo che ci sono delle sfere luminose. Man mano che abbiamo ucciso i vari Magus, si sono generate queste sfere che hanno proseguito il loro cammino fino a raggiungere questa zona dove c'è un libro sospeso. Si parla quindi di magia nera pura e semplice. Le quattro sfere adesso hanno evocato un Cerberus. Ok, va bene, cercheremo di affrontare questo nemico che, in tutta sincerità, non ricordo di aver mai visto, se non in forma decisamente diversa, nell'instance, nel raid da 24 World of Darkness. Sto affrontandolo con il Jolt. Piano piano sto cercando di prendere confidenza con i tasti Ah, sono diventato piccolo! Sono diventato piccolo! C'era ancora una sfera, avrei dovuto evitarla. Adesso che sono in corpo a corpo mi sto dilettando con la spada. Però adesso che fa questo colpo vado lontano e vado di Jolt. Perfetto, è stato uno scontro tutt'altro che semplice, ma il nemico è stato sconfitto. Si chiamava Sarameia. E il duty è completato. Parliamo con Xrun, che può controllare il cadavere dell'arcimago per trovare un ulteriore particolare tatuaggio. Ne parleremo presto con padre Liud per sentire la sua opinione. Qui Xrun ci parla di quello di cui vi ho parlato prima, ovvero della caduta dei Crimson Duelist traditi a causa di criminali che si sono venduti all'impero. Xrun ci dice che parlerà con padre Iliud per sapere di più su questo tatuaggio e su chi lo utilizza. A questo punto finisce la missione di livello 50. Si parte subito con la missione di livello 52 che si intitola A Rewarding Struggle. Entriamo nella chiesa per parlare con padre Iliud, accompagnati da Xrun, ovviamente. Padre Iliud sa qualche cosa, ma non troppo, perché non conosce i vari simboli della Kabbalah, però ci dice appunto che abbiamo a che fare con una setta
di maghi oscuri di fatto, e ci spedisce per saperne di più al Goldsaucer. Perché al Goldsaucer? Perché quello che si ricorda a Eliud è che qualcosa di simile a questa setta aveva attaccato uno specifico mercante tempo fa, uccidendo lui e suo figlio, perché era legato in qualche maniera alla resistenza contro l'impero. Il sospetto è che questi manigoldi, questa setta oscura, voglia in realtà cercare di colpire il padre della ragazza che avevano rapito nella prima missione, e che quindi il rapimento della ragazzina era soltanto un pretesto per cercare di far uscire allo scoperto il padre. Il padre in questo momento si trova al Goldsaucer, quindi noi andremo in realtà a controllarne i movimenti per sapere se davvero possiamo sospettare che lui sia in qualche maniera coinvolto nella resistenza. Parliamo con Xrun all'entrata del Goldsaucer, ci accordiamo su come muoverci all'interno e ci vedremo in un posto specifico nel ristorante. Siamo arrivati al ristorante, sto cercando il punto dove cliccare, ecco la destinazione. Di qui probabilmente dovremo cercare di spiare questo mercante di cui vi ho parlato. Infatti, Wilkin è il nome del padre della ragazza. Sta parlando con qualcuno della resistenza di Alamigo, che ha in qualche modo un legame con la resistenza, quindi è plausibile che questa setta stesse cercando di fatto lui. L'ideale è informarlo, quindi parliamo con lui. E gli spieghiamo tutto. Potrebbe essere vittima di un assassinio. Sta rischiando la vita perché sta in qualche maniera aiutando la resistenza. Noi cercheremo di scongiurare questa pericolosa situazione e abbiamo un'indicazione di dove poter iniziare a seguire delle tracce di questo gruppo di assassini. Dovremmo andare a Vesper Bay. Ecco che raggiungiamo Xrun a Vesper Bay. Avremo bisogno di raccogliere un po' di informazioni nella zona. Il sospetto è che, siccome il mercante doveva venire qui, è facile che i nemici abbiano predisposto una imboscata. Raggiungiamo una destinazione che prevede un combattimento. Noi abbiamo il nostro fedele Chocobo a darci una mano, anche lui vestito da mago rosso. Infatti, ci sono degli assassini. Attacchiamoli senza pietà. E li eliminiamo, in men che non si dica. Torniamo a Vesper Bay a comunicare appunto che abbiamo avuto a che fare con due assassini. Anche Xrun ne ha stesi due, quindi sì, stiamo facendo la cosa giusta. Ciò nonostante, un ultimo assassino è stato lasciato scappare volontariamente da Xrun in maniera da poter seguirne le tracce. Intanto comunichiamo a Wilkin la situazione. E cerchiamo di utilizzare questa risorsa, questo povero assassino fuggito a nostro vantaggio per poter prenderli nuovamente in una controimboscata. Riceviamo una lettera da Wilkin di ringraziamento per Xrun. Gli diamo la lettera. Il suo lavoro è stato molto apprezzato. Perfetto.
chiudiamo la missione, iniziamo la missione di livello 54 che si chiama Tracking the Cabal. In questa missione noi avremo la possibilità di seguire le tracce di questa cabala, di questa setta oscura, per saperne di più su dove si trova il maestro di questa setta, proprio utilizzando l'assassino che abbiamo lasciato scappare. Siamo ad Aleport, parliamo con Xrun, dobbiamo iniziare a cercare un po' di informazioni in giro per questa piccola località, avremo quindi qualche persona da contattare, abbiamo dei riferimenti sulla mappa e cercheremo di raccogliere appunto tutte le info possibili. Dobbiamo parlare con tre persone, ne ho già ascoltata una, vediamo se le due sono qui alla fine di questo molo. Mi sembra che ci siano due punti rossi, infatti sono molto vicini tra di loro. Ok, ascolto anche questo Lalafell, l'ultimo è proprio in fondo al muletto. Ed ecco fatto anche lui. Ora dobbiamo tornare ad Axrun per dargli il resoconto di questa raccolta di informazioni. Veniamo a sapere di una nave con un carico particolarmente sospetto che sta per caricare delle casse al molo di Aleport. Arriviamo in fondo al molo e troviamo Xrun che sta controllando delle casse. Ecco qui, una cassa misteriosa. Clicchiamo qui. E arrivano due assassini, quindi forse abbiamo toccato la cosa giusta. Ok, sconfiggiamo gli assassini e troviamo una chiave. Portiamo la chiave a Xrun e vediamo se riusciamo ad aprire una di queste casse. Vediamo la chiave. Lui ci dice che c'era una cassa che non è riuscito ad aprire. Ci stiamo dirigendo proprio alla cassa che è proprio qui davanti. Utilizziamo la chiave. E veniamo a scoprire che nella cassa c'era una ragazza che sembra assolutamente stordita. Non sappiamo come si chiama, è confusa. Dice che non sa neanche se stava dormendo nella casa, non ne sa nulla, non ricorda assolutamente niente. Si ricorda qualcosa, il suo nome è Aria. Ci ringrazia. Arriva Xrun. Lei ha un sussulto. E scappa. No, si mette dietro di noi. Ne ha paura. Probabilmente istintivamente lei tende a ad allontanarsi dalle persone perché ha paura. Noi le diciamo che Xrun non è assolutamente pericoloso. Quindi probabilmente lei è stata vittima di questa setta e non escludo che l'abbiano drogato in qualche maniera, le abbiano cancellato la memoria semplicemente con magari qualche infuso o qualche droga. Incontriamo Xrun nella locanda dove Aria sta riposando. L'ideale sarebbe capire la nave che è coinvolta in questa sorta di rapimento e cercare di capire dove si è diretta o da dove viene per trovare il quartier generale, appunto, di questa setta, di questa cabala. Chiudiamo la missione
iniziamo con la missione di livello 56, è Vermilion Vendetta. Dopo aver parlato con Xrun velocemente, andiamo da Aria, che intanto si è ripresa, e cerchiamo di raccogliere delicatamente delle informazioni. Usciamo dalla locanda e raggiungiamo Aria proprio dove l'avevamo liberata dalla cassa. Ricorda poco o niente, ha semplicemente dei vaghi ricordi. Le chiediamo qualcosa sulla nave. Ricorda che hanno ucciso suo zio che era con lei, quindi ha pochi ricordi, ma quei ricordi sono terribili riguardo questa setta. E a questo punto bisogna cercare di individuare la provenienza della nave. Ritorniamo sul molo per parlare con Xrun, cercare di intercettare più informazioni possibili su questa nave. Aria di nuovo racconta a Xrun la questione che abbiamo appena saputo dello zio che è stato barbaramente ucciso dalla Cabala. Lei è disposta a darci una mano in tutto e per tutto, a venire con noi, perché vuole anche lei vendicare lo zio. Non possiamo certo opporci e quindi verrà con noi. Ok, abbiamo un riferimento. L'isola di Umbra è un'isola che è proprio davanti al porto di Aleport. È una zona particolarmente pericolosa dove c'è anche un cimitero delle navi. Quindi, il nostro obiettivo a questo punto è andare all'isola di Umbra. Per raggiungerla bisogna prendere una barca, proprio qui. Si prende il Ferry Skipper. Si paga una piccolissima quota e si va all'isola di Umbra. È sulla nostra stessa mappa, in realtà non ci siamo mossi dalla zona di Aleport. Parliamo con Xrun per entrare in un'instance cappata, penso a questo punto, a livello 58 a conti fatti. Aria vuol venire con noi a tutti i costi. Sì, livello 58, procediamo. Bene, inizialmente abbiamo a che fare con degli scheletri che non dovrebbero centrare con la nostra reale missione. Quindi iniziamo a pestare questi e poi penseremo a tutto il resto. Aria sta combattendo con noi con le animazioni del Mago Nero. Io mi muovo lungo la strada, purtroppo non molto biforcata, quindi dobbiamo per forza andare in questa direzione. Abbiamo a che fare immediatamente con altri scheletri, ma vedo già in lontananza dei Magus, quindi stiamo per raggiungere il vero obiettivo della nostra missione. Gli scheletri sono morti e raggiungiamo i Magus. I Magus non sono accompagnati dalle solite creaturine simpatiche con cui li abbiamo incontrati prima. Almeno per ora abbiamo uno scontro piuttosto facile. Proseguiamo, troviamo altri due Magus, ne vedo altri all'orizzonte. Quindi ci aspetta una lunga trafila di scontri. Mi chiedo se avrebbe senso prenderli tutti insieme.
ma diciamo che aspettiamo i nostri compagni, visto che ci stanno dando una mano, e avanziamo poco per volta, come previsto probabilmente dalla missione. In lontananza vedo sulla spiaggia tre magus, mi pare di vedere di qua, e un'altra sorta di libro, esattamente come quello che avevamo già incontrato vicino alla chiesa di Padre Iliud. Quindi ci aspetta probabilmente un ulteriore scontro con qualche creatura evocata. Iniziamo a colpire, io inizierei dai magus normali, visto che sono tendenzialmente gli avversari più semplici, e poi ci dirigeremo verso l'arcimagus. Vedete che da ognuno di loro esce una sfera che va verso il libro. In effetti è uscita un'enorme creatura di vuoto, un Fir Gorda, mi pare di leggere. Cerchiamo di affrontarlo, perché lui si è buttato in combattimento contro il nostro amico Xrun. Si è girato verso di noi con un attacco ad area. Sto sperando che... Ahia, abbiamo anche un cosa da condividere. Io mi porto vicino a Xrun. Ok, abbiamo ridotto un pochino il danno. Riprendo a combattere in corpo a corpo, visto che i miei TP sono tornati a palla. E riprendiamo il combattimento. Allora, sono comparsi tre nemici che ho la sensazione vadano fatti fuori prima possibile. Mi pare che rendano invulnerabile il boss. Ok, il primo è andato, passiamo al secondo. Poi ci butteremo sul terzo velocemente. Siamo sul terzo. A questo punto, uccidendolo, dovremmo avere possibilità di colpire il boss senza malus. Perfetto. Questo è un tipo di strategia che abbiamo già visto in altri casi. È invulnerabile ancora, comunque. No, ok, adesso è tornato vulnerabile. Piano piano sto prendendo confidenza con le skill magiche del Red Mage, sto comprendendo la strategia del Dual Cast, quindi riesco a lanciare incantesimi come dovrei fare. In pratica lancio il Jolt, aspetto il Dual Cast, lancio poi un'altra magia che a questo punto sarebbe Instant, e a seconda di quale lancio si potrebbe sbloccare un'ulteriore terza magia della combo. Comunque, il duty è stato completato. Abbiamo sconfitto la creatura, parliamo con Xrun. Parte un filmato proprio sulla spiaggia. Stiamo esplorando la zona. Jade sta subendo il controllo di una persona dall'alto, ci parla, noi ci giriamo, non lo vediamo, anche se ho la sensazione che infatti ci è saltato davanti ai vestiti del Red Mage, ma violacei. Comunque, ha un'energia oscura tutto intorno, potrebbe essere il leader. Sta arrivando Xrun, ci chiede se stiamo bene. I due personaggi si riconoscono. Lambard era il capo di coloro che hanno tradito i Crimson Duelist, quindi è il bastardo di cui ci aveva parlato prima. Quindi, seguendo questa linea narrativa, stiamo anche incrociando quella dei Red Mage. Sta arrivando un colpo di fuoco e aria. Quindi saremo in tre in questo combattimento. Ma è scappato. Quindi dovremo cercare di raggiungerlo nel suo quartier generale.
però in questo momento ovviamente Xrune è particolarmente triggerato. A questo punto Xurun racconta la storia d'Aria. Aria ha paura dei non morti, anche dei morti, e quindi si spaventa vedendo lo scheletro sotto di sé. Sembrerebbe comunque non adatto a un combattimento, però la sua forza di volontà la porta a cercare di vendicare lo zio e anche quello che è stato fatto a lei. Parliamo con Xrun, siamo di nuovo al porto di Aleport. Ci dice proprio che a questo punto, oltre alla missione per aiutare tutte le persone che possono aver avuto dei problemi con questa setta, si unisce anche il desiderio personale di vendetta. Il nostro riferimento è ancora con Xrun poco più avanti qui ad Aleport per chiudere la missione di livello 56, pare. Per chiudere la missione di livello 56 c'è un altro filmato. Sì, è veramente triggerato. Noi ovviamente ci diamo disponibili per continuare questa quest. Non lasceremo certo Xrun da solo. È veramente motivato a questo punto il nostro amico Mago Rosso. E anche Aria vuole essere dei nostri. In pratica Lombard sta raccogliendo, rapendo persone per levar loro la volontà e costringerli a diventare degli schiavi. Ecco che Aria diventa una maga rossa, ha chiesto a Xrun di imparare le arti appunto della magia rossa, quindi d'ora in poi la vedremo combattere con uno stock invece che con un'asta. E abbiamo quindi un nuovo manipolo dei nuovi duelist, tre addirittura, da che appunto Xrun era l'unico rimasto. Comunque, chiudiamo la missione di livello 56. E ovviamente partiamo subito con quella di livello 58. Ok, ci stiamo muovendo per andare all'Imsa Lominsa dove raccogliere ulteriori informazioni sul quartier generale di Lombard. Troviamo Xrun con Aria che sta parlando con Riol. Riol è un ex militante dei Crystal Braves. Noi lo conosciamo già in realtà. E lui ha delle informazioni interessanti su Lombard. L'appuntamento è alla locanda di Limsa Lominsa. Eccoci alla locanda, parliamo con Xrun, ovviamente c'è con noi anche Aria. Il nostro obiettivo è andare a Castrum Meridianum per cercare le documentazioni di Lombard, perché Lombard è in stretto contatto appunto con l'impero. Eccoci dietro le mura di Castrum Meridianum a nord Tanalan. Parliamo con Xrun. C'è Aria che è sempre con un atteggiamento impaurito.
Il piano è quello di creare un diversivo in maniera che Xrun possa entrare all'interno di Castro Meridianum e raccogliere tutte le informazioni possibili. Eccoci alla destinazione. Dobbiamo sorvegliare questa zona. Arrivano degli imperiali che verranno immediatamente fraggati dai miei poteri. Questi sono molto più scarsi di tutti gli altri. Ok, altri nemici di livello 58, ma come vedete cascano molto in fretta. Uno dietro l'altro vengono stesi. Questa volta è apparso anche un'armatura Magitek. Non ho con me il mio Chocobo. In realtà potrei chiamarlo per avere ancora più chance di far veloce. Anche perché il mio Chocobo un pochino mi cura. Quindi non disprezzo assolutamente la sua presenza. Anche questo nemico è stato eliminato. Sembrerebbe che tutto quello che dovevamo fare da questo lato è stato fatto. Abbiamo un nuovo rendezvous con Xrun. Eccoci qui. Sembrano affaticati, Aria in particolare. Ci spostiamo da questa zona particolarmente pericolosa per parlare con Xrun direttamente nell'ultimo campo della resistenza di Orzea, almeno quello che era ai tempi di Arryn Reborn. Comunque, ecco qua i nostri interlocutori. Siamo tutti carichi come delle molle per l'ultimo scontro con Lambard. Adesso vediamo se dice dove lo possiamo trovare. Ok, ci sta dando l'informazione che il prossimo obiettivo di Lambard è colpire direttamente il Garland Ironwork, ovvero il gruppo di ingegneri di Sid, e vuole uccidere, vuole assassinare per conto dell'impero il secondo in comando, ovvero Jesse. A questo punto il nostro obiettivo è quello di creare una controimboscata. Sapendo dove colpirà, ci organizzeremo di conseguenza. La prossima missione, Stained in Scarlet, è l'ultima, quindi quella di livello 60, e ci darà Manification. Dobbiamo andare ovviamente a Mordona per avvertire Jesse e prepararci a una contromossa contro questa setta. Siamo giunti a Mordona, raggiungiamo sulle mura Aria. Parte una cutscene. Ecco Xrun e Jesse che arrivano. Raccontiamo tutto quello che c'è da raccontare, ovviamente. La spaventeremo abbastanza. Il piano che prenderemo in considerazione sarà quello di travestire Aria
da Jesse in maniera da disorientare gli assassini o comunque portarli in trappola. Vedete che ne ha preso le sembianze, ovviamente non è la stessa cosa perché è un po' più bassa, come ha notato appunto Jesse avvicinandosi, e inoltre i capelli sono completamente di un altro colore, ma forse gli assassini cascheranno ugualmente nella nostra trappola. Siamo nella piazza centrale, riparliamo con Srun per l'ennesima volta e vediamo se inizieremo a menare le mani. Dovremmo arrivare poi allo scontro definitivo con Lombard. Ci muoviamo all'esterno di Revenant's Toll. Quindi siamo in zona assolutamente selvaggia, se vogliamo. Troveremo probabilmente un po' di combattimenti prima di incontrare Lombard, quindi l'obiettivo è quello di muovere Jesse per questa strada fino al... a quella struttura gigantesca che rappresenta il Dungeon Keeper of the Lake. Abbiamo già Aria in posizione, noi entriamo dentro quest'area e abbiamo ovviamente subito i primi assassini che cercano di colpirla. Aria non sta combattendo, forse perché se combattesse tradirebbe la sua personalità nascosta, quindi rimarrà ferma ad aspettare che noi facciamo il lavoro sporco. Parliamo ulteriormente con lei per proseguire sulla strada. Il prossimo obiettivo è un pochino più a sud. Ci stiamo piano piano avvicinando a una sorta di costa su questo lago che ci ammordona. Un'altra area e altre presenze ostili. Sono di livello 60. Noi siamo giocatori di livello 61 al momento e abbiamo un equipaggiamento comunque discreto. Non eccezionale, ma discreto. In teoria dovremmo avere buon gioco, quantomeno su questi add. Poi forse sarà un pochino più difficile lo scontro finale. Dovremo utilizzare forse al meglio le nostre capacità, o comunque sia, io dovrei imparare a utilizzare meglio il Red Mage per poter essere tranquillo anche nell'ultimo scontro. Ok, una comunicazione da Xrun. Forse l'ultimo step sarà il prossimo. Infatti, l'obiettivo della missione è già aspettare l'arrivo di Lombard all'entrata proprio di Keeper of the Lake, il dungeon che ci fa entrare nella grande struttura al centro del lago. In effetti in questa destination troveremo un instance, quindi ci getteremo in quello che dovrebbe essere l'ultimo scontro di questa linea di quest. Il nostro livello è cappato al 62, quindi siamo di fatto non adeguati al 100%. Ecco Aria impaurita dalla situazione. C'è pieno di nemici che la stanno puntando. Però Lombard capisce che si tratta di un impostore. Arriviamo noi. E arriva Xrun. È il momento di chiudere i conti.
assolutamente il discorso che sta facendo adesso Lombard rispecchia il suo desiderio di potere, si lamentava del fatto che la magia rossa non gli permetteva di fare tutto quello che alla fine ha potuto acquisire tramite il potere che gli è stato dato dall'impero, quindi il tradimento era il minimo visto che lui desiderava sempre più potere. Infatti la magia rossa non è quella che lui sta usando sì le animazioni di X-Rune, ma ha dalla sua parte anche altro potere oscuro. C'è uno scontro subito tra i due. Sembrerebbe essere stato colpito Lombard. Xurun si gira, punta nuovamente la spada. Ma Lombard sembra non aver sofferto più di tanto questo colpo. Inoltre, un graffio è stato fatto sull'addome di Xurun, però è un attacco magico che quindi permette a Lombard di utilizzare i suoi poteri assolutamente unici per mettere fuori combattimento Xrun. Dobbiamo entrare in azione noi. Forse il potere di Lombard è davvero più ampio rispetto a quello che si può ottenere con la magia rossa, persino portata avanti da un maestro come Xrun. Per di più, Lombard è anche accompagnato da altri due assassini, che sembrano essere tutt'altro che amichevoli. Xrun ci dice di fuggire, noi invece combatteremo. E vedremo di fare del nostro meglio. Iniziamo a colpire ovviamente gli assassini di livello più basso, cercando di levarci subito dalle scatole questi due fastidiosi caster. Il primo ci sta già lasciando, finalmente si gira nei nostri riguardi, l'abbiamo già praticamente ucciso. Passiamo all'altro che è già stato ferito ampiamente, probabilmente dagli attacchi di aria. Così possiamo dedicarci in maniera definitiva e assoluta sul nostro nemico principale. Veniamo curati d'aria, quindi possiamo dedicarci completamente allo scontro. Passiamo a una sorta di fase magica. Il mago rosso alterna queste due sfere di magia utilizzando appunto le sue capacità di dual cast. Al secondo tentativo stiamo riuscendo nella nostra missione. In realtà il problema era tenere viva Aria cercando di portarle lontano più possibile le aree che appunto questo fastidioso nemico lanciava. Oltretutto, appunto, potevo compensare un po' con le cure e riuscire a tenerla in vita. Non è stato facilissimo, ma capendo qualche piccola strategia in più sull'utilizzo di questo job, alla fine non era per niente fuori portata. Ormai è finita, siamo riusciti a sconfiggere una volta per tutte Lombard. Xrun si è alzato, la ferita adesso non gli fa più male come prima, può avvicinarsi al suo acerrimo nemico, che comunque è a terra sorridente, non sembra per niente pentito delle sue azioni.
La stessa Aria si è comportata benissimo. Tutto sommato è stata un'ottima compagna di combattimento. Il nostro nemico è definitivamente a terra. Vendetta è fatta e abbiamo anche risolto il problema dell'assetto oscura alleata con l'impero. Quindi, una volta decapitata questa organizzazione segreta, non ci dobbiamo più preoccupare, appunto, di assassini da parte di questi criminali assoldati dall'impero. Chiudiamo la missione d'Axrun proprio a Revenanstall. Aria è tornata ad essere vestita da Red Mage, sarà un personaggio che ritornerà anche poi nella prossima evoluzione delle quest del Red Mage. Abbiamo i ringraziamenti ufficiali di Jesse, quindi anche del Garland Ironwork. Ovviamente abbiamo fatto un ottimo lavoro, possiamo tornare quindi alle nostre normali mansioni. Xrun ripete appunto che abbiamo tolto dal mondo questa piaga che era questa organizzazione e abbiamo contemporaneamente anche vendicato i Maghi Rossi. Riceviamo quindi l'abilità che era come premio della quest, cioè Manification, e ci porteremo poi avanti in uno dei prossimi video per quello che riguarda tutta la serie di quest da livello 60 a livello 70 del Mago Rosso. Quindi io vi rimando ai prossimi video su Final Fantasy XIV.